siamo con Claudio Fagotto, presidente del Comitato Salute Ambiente di Portogruaro, che ci spiega l'incontro di oggi qua in Via Valle. Prego. Allora, grazie dell'opportunità a tutti quanti. Già prima abbiamo sentito la professoressa Venturin, che è promotrice di questa petizione, di cui noi del Comitato Salute Ambiente abbiamo sicuramente appoggiato le finalità. Ci dispiace, vado un po' per riassunto, il fatto che già a suo tempo avevamo incontrato sia l'amministrazione comunale, in cui abbiamo già presentato circa 4.000 firme, e chiedevamo di fare un tavolo paritetico in cui, prima di giungere a delle decisioni, si potesse esprimere qualche parere, cosa che non è arrivata. A seguito di un articolo c'è stata una risposta che ha pochissimo senso, e anche un comunicato da parte dell'opposizione che, a quanto ci risulta, non sta facendo l'opposizione in maniera corretta. Questo è il nostro parere. L'opposizione a volte serve anche da stimolo e anche in senso propositivo a chi sta amministrando la città. E questo perché anche durante l'ultimo consiglio comunale, penultimo esattamente, in cui si parlava del DUP e delle prospettive per i prossimi 2-3 anni, per quanto riguarda l'ambiente, l'assessore stesso ha parlato pochissimi minuti, e di ambiente in particolare poco niente. Per cui ci preoccupa questo fatto, ci preoccupa la questione che, di tutti gli argomenti oltre al verde, che siamo qui per questo motivo, durante il consiglio nessuno abbia riportato altre problematiche ambientali, e vediamo in specifico ad esempio l'insonorizzazione di tutta quanta la linea ferroviaria nel comune di Portogruaro, di cui abbiamo diritto già dal 2013, nessuno l'ha mai riportata, è stata spostata nel 2016-2019, siamo nel 2022, ma nessuno l'ha neanche mai riportata. L'inquinamento elettromagnetico, sia che può essere di bassa tensione per quanto riguarda gli elettrodotti, sia alta tensione, che sono i ripetitori, per cui anch'io personalmente ho fatto delle osservazioni. Poi la cementificazione, verde cementificazione. Nel 2020 Portogruaro mi sembra sia stato il secondo comune come maggior cementificazione, secondo comune del Veneto, per cui secondo noi anche questo potrebbe essere un problema. Lo vediamo e sicuramente lo affronteremo. Ho già fatto alcuni interventi per quanto riguarda la zona di San Nicolò, e purtroppo quello che ci preoccupa è il fatto che nell'opposizione non c'è un dialogo, non c'è un sentore e un voler ascoltare la voce dei cittadini, e ci fa ritornare in mente la situazione delle 21 centrali a biomassa, i cui cittadini hanno lottato dal 2009 al 2013 e non abbiamo avuto neanche accesso a un possibile dialogo in consiglio comunale, perché ci hanno riferito che quelli non erano argomenti da discutere in consiglio comunale. Non è così, io ci sono passato in consiglio comunale, si poteva far benissimo. Quindi siamo ulteriormente preoccupati perché certi argomenti non vogliono assolutamente passare attraverso le istituzioni. È logico che affrontare argomenti molto più semplici, di cui tutti siamo d'accordo, implementare i servizi sanitari a Portogruaro e tutelare il Santa Cecilia e tutte quante altre problematiche, è facile trovarsi d'accordo. È molto più difficile quando si deve ragionare in altri termini e si vanno magari a toccare gli interessi di qualche parte. Ora, purtroppo noi siamo molto preoccupati di questa situazione, specialmente perché, ripeto, sugli argomenti ambientali poco e niente si è discusso. Si è discusso, lo stesso assessore all'ambiente che ci ha aiutato in una situazione di rumori nella zona stazione per le ferrovie,
e che ringrazio anche pubblicamente, però poi non è stato più aggiunto niente, ad esempio, ripeto, per le insonorizzazioni e il rumore di tutta la linea ferroviaria di Portogruaro, perché non si è parlato mai di altri inquinamenti, dell'aria, ok, abbiamo avuto anche dei problemi con delle centraline. Allora, le questioni sono due: o chi ci rappresenta è poco preparato e non vuole affrontare questi problemi, oppure creano dei problemi trattarli. E il cittadino scelga, probabilmente quando sarà fra 3 anni sceglierà, e non ci dimenticheremo di queste questioni, di queste non decisioni. Grazie mille.